presidente della Camera Luigi Di Maio, ovviamente del Movimento 5 Stelle, con il nostro Paolo Chiariello. Buongiorno. Eccoci, il capo della delegazione del Movimento 5 Stelle. Io comincio subito dal collega che sta a Montecitorio. Lunedì il Movimento 5 Stelle, già che non c'è ancora un accordo tra il PD e il Movimento 5 Stelle, come voterà? Quando si andrà a votare sul Senato? Noi, come abbiamo sempre, buongiorno prima di tutto, come abbiamo sempre detto, tutto il confronto che abbiamo fatto col PD e che facciamo con tutte le forze politiche da sempre è punto su punto. Da lunedì si iniziano a votare le riforme costituzionali in aula al Senato. Benissimo. Noi ieri al tavolo abbiamo messo sul tavolo questioni come l'immunità parlamentare, come la lettura preventiva di costituzionalità della legge elettorale, che significa che i cittadini, quando viene approvata una legge elettorale, d'ora in poi sapranno sempre se è costituzionale o no e che non devono andare a votare per 8 anni temendo che sia incostituzionale. La riduzione dei deputati da 630 a 500 e dei loro stipendi. Questi punti li abbiamo messi sul tavolo. Il PD ci ha risposto: fate incontrare il vostro capogruppo al Senato col capogruppo nostro al Senato e vedete se c'è incontro sull'immunità. Noi siamo d'accordo ad abolirla, ha detto Renzi, come noi l'abbiamo proposta e quindi siamo inevitabilmente d'accordo. Quindi da lunedì ci sarà probabilmente questo incontro, ma veloce, in cui si chiariranno e poi si inizia a votare. Sull'immunità, se il PD vorrà, ha i voti insieme a noi per abolirla. Se il PD vorrà, ha i voti insieme a noi per ridurre lo stipendio dei deputati e per ridurre il numero dei deputati. Questo abbiamo detto ieri. Poi, sul Senato non elettivo, noi non siamo d'accordo, perché i cittadini devono avere modo di scegliere i loro senatori e non trasformare il Senato nel summit dei consiglieri regionali, di cui il 90% delle regioni oggi sono sotto indagine per corruzione. Quindi, in questo momento, creare un Senato delle regioni con votazione indiretta è anche pericoloso. Beh, su questo non siamo d'accordo. Ma ciò non toglie che su alcuni punti possiamo votare insieme. Ecco, qual è la distanza che c'è in questo momento tra voi e il PD? Cioè, secondo lei è possibile trovare un accordo sia sulla riforma elettorale che sulle riforme istituzionali, o è invece solo un pur parlé alla fine, insomma, questo accordo non ci sarà mai? Noi siamo andati a quel tavolo nella consapevolezza che tra noi e il Partito Democratico ci sono delle distanze enormi, anche di storia, anche del modo di come concepiamo la politica. Ma al di là di questo, ciò non toglie che sulla legge elettorale possiamo migliorare l'impianto e dare ai cittadini italiani una legge elettorale con le preferenze, o che abbia dentro una norma che dice mai più condannati in Parlamento, o che eviti le pluricandidature. Ricordo che nel 2013, nelle ultime elezioni, Bersani e Berlusconi si sono candidati in 20 collegi in tutto, cioè si candidano a Palermo, Milano, Roma. Il politico si deve candidare nel collegio a cui appartiene, nel suo territorio, basta. Queste norme noi le vogliamo mettere nella legge elettorale. Se ci sarà accordo, avremo dato un contributo ai cittadini, pur rimanendo due forze, una al governo e una all'opposizione, che magari sul 90% delle cose non sono d'accordo. La prossima riunione che farete? Avete già affrontato, insomma, gli argomenti che vorrete valutare meglio, oppure è difficile, insomma, trovare un accordo? Guardi, noi gliel'abbiamo detto in tutti i modi. Tutti i temi glieli appena spiegati, sono pochi, sono 5 o 6, li abbiamo messi sul tavolo. Adesso loro devono venire al tavolo il prima possibile e dirci sì o no. Potrà essere anche no, non è un problema, però sia chiaro che devono venirci a dare una risposta. Ieri la cosa deludente che ha lasciato l'amaro in bocca è che dopo 25 giorni dal primo incontro ci aspettavamo un PD con le idee chiare, che avesse consultato i suoi alleati, ha temporeggiato per 25 giorni, quindi aveva tutto il tempo di discuterne, venire al tavolo e dirci sì o no su questo, sulle preferenze, sì o no sull'immunità parlamentare. Va bene. Abbiamo pazienza, la pazienza però ha un limite, quindi nei prossimi giorni ci aspettiamo che loro ci chiamino e ci dicano: il tavolo è convocato questo giorno, dura mezz'ora, ci diciamo quello che ci dobbiamo dire e poi finisce lì. Ci sarà lo streaming anche in quel caso? Sì. Assolutamente. A questo punto io credo che anche il merito di questo confronto è che per la prima volta i cittadini italiani hanno visto una trattativa politica in maniera trasparente. Non si può dire la stessa cosa del patto del Nazareno, per esempio, di cui non si sa quali siano i termini se non quelli scritti nelle leggi, ma quello che è fuori dalle leggi noi non lo sapremo mai. 50 secondi a Schedi G24, le chiediamo per la panificazione abusiva e la camorra. Lei è qui per questa iniziativa oggi? Sì, io oggi sono qui con il presidente Filosa, che è il presidente regionale dell'Unipan, che è una persona che io ho incontrato in questi giorni, ed è una persona che fa il panettiere, ogni giorno va a fare le consegne con la scorta. Perché? Perché il business del pane, della farina, dell'oro bianco è diventato un business pari al business della droga per la camorra, e noi cercheremo di combatterlo come? Attraverso l'applicazione delle leggi, tracciabilità del grano, panificazione legale,
legale e quindi lotta ai forni abusivi, e per questo io ringrazio anche i carabinieri che hanno come consulente lui e che utilizzano la sua consulenza per riuscire a combattere la panificazione abusiva, che poi è cancerogena per i cittadini italiani, cioè per i consumatori, perché lì dentro in quei forni si brucia di tutto. Abbiamo visto nelle indagini traverse dei treni, addirittura il legno delle bare, se non sbaglio. Quindi per la salute, è una lotta per la salute dei cittadini e per la salute dello Stato democratico, perché si combatte un business illegale camorristico. Francesca. Paolo, una sola domanda prima di salutare Di Maio. Volevo chiedergli, lui ha parlato ovviamente del patto del Nazareno. Io leggo un suo post su Facebook in cui si parla ovviamente dei passi fatti dal Movimento 5 Stelle nei confronti del PD e anche del fatto che il 5 Stelle non vedrà altri partiti nel caso in cui dovesse fallire questa trattativa, chiamiamola così, con il Partito Democratico. Ma ieri Renzi ha fatto chiaramente capire che il suo desiderio sarebbe quello di un accordo globale, quindi che prevedesse anche una sorta di accordo tra 5 Stelle e Forza Italia, cosa al momento praticamente lontanissima viste le idee, però chiedo se c'è una disponibilità anche in questo senso. Guardi, secondo me è una questione di lana caprina, perché oggi ieri Renzi al tavolo ha detto: vogliamo che con l'accordo di tutti si raggiunga il risultato. Bene, noi diciamo un'altra cosa: le preferenze, l'abolizione dell'immunità parlamentare sono importanti? Allora, se per l'accordo di tutti, per queste larghissime intese, bisogna sacrificare dei temi così importanti, a noi non sta bene. Però noi siamo andati a parlare col PD, perché a parole il PD era quello a favore delle preferenze. Renzi ci ha fatto la campagna elettorale da segretario del PD, erano a favore dell'abolizione dell'immunità parlamentare, e per una questione aritmetica, perché i loro voti insieme ai nostri fanno un numero di maggioranza che permette di approvare questi punti. Ora, se loro sentono il bisogno di consultare tutti i loro alleati, lo facciano, però sia chiaro che se per tenere tutti insieme dobbiamo dare un risultato peggiore ai cittadini italiani con una legge elettorale a liste bloccate come il Porcellum e l'immunità parlamentare ancora ai parlamentari, credo che non sia un concetto condivisibile dall'intera cittadinanza. No, diciamo così, le preferenze e l'immunità parlamentare sono circostanze dirimenti per il Movimento 5 Stelle, cioè non fate l'accordo con PD con nessuno se non ci sono queste due cose? Sono questioni importantissime. Quello che succederà nelle prossime settimane lo vedrete. Noi vogliamo prima di tutto, speriamo prima di tutto che al Senato la prossima settimana si possa raggiungere il risultato sull'immunità parlamentare e anche sugli stipendi dei deputati. Eccoci qua, Francesca. Grazie, io ringrazio ovviamente il vicepresidente della Camera Luigi Di